Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano. Siamo nel comune di Nardò, in provincia di Lecce, nel cuore del Salento. Partiamo da qui, da Villa Tafuri, fino alla Baia di Uluzzo, circa 5 km. This could be the saddest dusk ever seen. La mia guida, Filomena Ranaldo. Ciao. Ciao Francesco, andiamo. I lie. My mind is racing. As it always will. Dopo una bella passeggiata all'ombra di questa pineta, accompagnati dal canto delle cicale, si arriva sulla costa, sul Mar Ionio, dove si trova la prima di questo sistema di torri. Questa è la più alta, Torre dell'Alto si chiama infatti. Che viene edificato nella seconda metà del 1500, periodo spagnolo, su commissione del viceré di Napoli, che mira a creare un sistema di difesa, difesa dal mare in questo momento. Perché qua davanti in fondo ci sono i saraceni. Stiamo seguendo la costa e qui si vede, è frastagliata e si apre in queste meravigliose calette dove sarebbe bello farsi un bel bagno come quei signori, però la storia di questa roccia è iniziata milioni di anni fa. 70 milioni di anni fa, quando una parte dell'Italia meridionale circolavano ancora dinosauri. Qui però eravamo al di sotto del livello del mare e infatti abbiamo tantissimi fossili di pesci e fauna marina in generale, coevi di quei dinosauri. E quindi scavando gli archeologi hanno trovato questi resti, questi fossili che sono appunto oggetto di studio, ma non solo, perché poi all'interno sono stati trovati anche dei resti di silicio che l'uomo poi ha riutilizzato. Sì, una parte più silicizzata di questi blocchi di roccia, milioni di anni dopo, è stata utilizzata da uomo di Neanderthal, ma anche da Homo sapiens, per costruire i suoi manufatti. A pochi chilometri si trova la Palude del Capitano, acqua salmastra che ospita salicorni e uccelli marini, un'oasi per flora e fauna. Caldati abbiamo raggiunto la meravigliosa Baia di Uluzzo, proprio sotto alla torre, e qui si apre la Grotta di Uluzzo, che insieme alla Grotta del Cavallo e al più ampio sistema di grotte sono il vero fiore all'occhiello del parco naturale. Qui sono state trovate le più antiche presenze di uomo di Neanderthal, a partire da circa 150.000 anni fa almeno, e a partire da circa 45.000 anni fa abbiamo le più antiche presenze di Homo sapiens d'Italia. La grotta è stata oggetto di scavi e i reperti sono conservati all'interno del Museo della Preistoria di Nardò. Proseguono tuttora anche a cura del museo e continuiamo a trovare punte di lancia, strumenti per lavorare il legno, per macellare, altre attività. Direttrice, comunque i nostri antenati la sapevano lunga. Grotta esposta a sud, vista mare in Salento e si vede pure Gallipoli. È così.